Gentili telespettatori di Telegranducato, ben ritrovati dalla sala operativa Giuseppe Tusa della Capitaneria di Porto di Livorno, nel nostro spazio settimanale dedicato alla sicurezza in mare. Vediamo ora le principali attività marittime che si svolgeranno in questi giorni nelle acque toscane. Nel fine settimana, le acque del circondario marittimo di Livorno saranno interessate da numerose manifestazioni sportive, a cominciare da sabato 1 settembre, quando nel tratto di mare compreso tra la banchina Molo Nuovo e Punta di Porto Vecchio, dell'isola di Capraia, si svolgerà il Palio Marinaro 2018. Domenica 2 settembre, il litorale di Castiglioncello sarà teatro delle regate veliche Optimist Cup Over 40 e Coppa Samueli. Quello stesso giorno, nello specchio acque antistante la spiaggia attrezzata a Bagno Venere di Tirrenia, si terrà una competizione di nuoto. Ci spostiamo nel circondario marittimo di Marina di Carrara, dove sabato 1 settembre, in corrispondenza della spiaggia libera Idrovora, avrà luogo una gara di surf dalle ore 9 alle ore 15 e a seguire una gara di nuoto che terminerà alle ore 19. Una regata velica in programma anche nel circondario marittimo di Viareggio, sabato 1 e domenica 2 settembre, lungo il litorale del comune di Forte dei Marmi. Nel circondario marittimo di Piombino, il cielo sopra Follonica sarà illuminato da uno spettacolo di fuochi pirotecnici, con inizio alle ore 23:30 di venerdì 31 agosto. Concludiamo con il circondario marittimo di Porto Santo Stefano, dove sono in programma tre gare di pesca. Le prime due si svolgeranno sabato 1 settembre in località Giannella del comune di Orbetello e Principina a Mare del comune di Grosseto. La terza avrà luogo domenica 2 settembre in località Punta Ala del comune di Castiglione della Pescaia. Tutte le attività alle quali abbiamo fatto cenno sono disciplinate con specifiche ordinanze di polizia marittima emesse dalle autorità marittime competenti per regolamentare i profili di sicurezza della navigazione. Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a consultare le nostre ordinanze sul sito ufficiale della Guardia Costiera www.guardiacostiera.gov.it. In alternativa potrete contattare l'ufficio marittimo della zona in cui avrà luogo l'attività per ottenere ulteriori informazioni. Non manchiamo di ricordare a chi si mette in mare di accertarsi delle condizioni meteo previste nella zona dove si intende navigare. Sulla piattaforma web della Guardia Costiera, alla voce Servizi al cittadino, potrete cliccare su Meteo ed accedere ai bollettini del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Osservando queste ed altre semplici regole di buonsenso, è possibile diminuire drasticamente il rischio di incidenti. Prima di partire per una gita in barca o una battuta di pesca, consigliamo quindi di effettuare un controllo completo dell'unità, soprattutto se ferma da tempo, di testare l'efficienza del motore e la presenza delle dotazioni di sicurezza e di emergenza a bordo, di verificare che il carburante sia sufficiente a coprire il percorso programmato, di comunicare a un parente o a un amico la meta dell'uscita e l'orario previsto per il rientro, in modo che in caso di bisogno i soccorsi siano più tempestivi. Per le emergenze e per comunicare con la capitaneria di porto più vicina e ricevere assistenza immediata, non dimenticate di contattare il numero blu 1530, gratuito su tutto il territorio nazionale. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.